Bentrovati nel settimo tutorial descrittivo del copy di F-16 Falcon BMS editato dal 69° squadrone. Analizziamo oggi il pannello external light situato nella console di sinistra. Andiamo in console di sinistra, trackier bloccato, zoom, ci posizioniamo. Partiamo col dire che tutte le luci esterne, eccetto la luce di taxi, sono controllate da questo pannello, quindi pannello external light, lightning, così riportato. Partiamo tutto spento, come in questo caso, qui è come lo troverete una volta entrati in cockpit, e partiamo dall'interruttore anti-collision. È un interruttore a due posizioni che attiva il bianco strobe anticollisione situato sulla cima della coda. La luce anticollisione in Falcon BMS lampeggia sempre alla stessa frequenza e l'opzione di covert IR, cioè l'emissione di segnali ottici codificati al di fuori dello spettro visivo, non è implementata. Andiamo ad accenderla, quindi accendiamo l'interruttore master e accendiamo anticollision. Andiamo in visuale esterna. E si può vedere sulla cima della coda la luce anticollisione che è attiva lampeggiante. Rientriamo all'interno del cockpit e passiamo all'interruttore position flash steady. È un interruttore a due posizioni che gestisce solo le luci di posizione, estremità alari e della fusoliera. Questo esclusivamente per quanto riguarda Falcon BMS. In posizione flash le luci delle estremità alari e della fusoliera lampeggiano con una frequenza impostata, su steady le luci rimangono costanti. Passiamo in alla parte wingtail e fuselage. In Falcon BMS la fusoliera, le estremità alari e le luci di posizione di coda sono considerate una sola entità e come tale con un interruttore si gestiscono tutte. Quindi questi due interruttori sono combinati. Attivo, come potete vedere, si alzano tutte e due contemporaneamente anche se ne attivate uno solo. Nel cockpit sia gli interruttori wingtail che fuselage si muovono insieme, come abbiamo detto. Normalmente le luci della fusoliera, quindi la parte fuselage, si riferiscono al proiettore di coda, ma nel caso di Falcon BMS non sono implementati. Vi è anche la posizione dim che non è implementata, la posizione degli interruttori, per cui le selezioni possibili sono o off o BRT. Ora, qui peraltro sembrerebbe più in posizione dim questa e vado verso l'alto in posizione BRT. Sta di fatto che una volta che voi portate verso il basso l'interruttore è come se foste in posizione off. Andiamo a vedere le luci esterne, quindi che cosa attiviamo. Quando attiviamo questi interruttori siamo in posizione BRT sia per wingtail che per fuselage e d'altro canto siamo in posizione steady, quindi le luci devono essere bloccate. Andiamo in visuale esterna e possiamo vedere le luci alari e le luci da fusoliera della parte di destra, segnate in verde, colorate in verde. Passiamo alla parte di sinistra, possiamo vedere anche in questo caso lato sinistro, quindi rosso, e le luci sia in fusoliera che in ala bloccate. Andiamo all'interno del cockpit, passiamo in flash e riandiamo in esterna. E potete vedere come in questo caso le luci sia della fusoliera che dell'ala lampeggiano. Quindi qua rosse sinistra, andiamo a destra e come potete vedere lampeggiano. Ok, rientriamo in cockpit. Parliamo dell'interruttore master, che in realtà abbiamo già dovuto attivare per poter vedere questa parte, e come suggerisce il nome è l'interruttore principale per tutte le luci. Si porta l'interruttore su, portando l'interruttore su off si spegneranno tutte le luci a meno di quelle di taxi, al contrario della posizione norm, dove attualmente permette di accendere tutte le luci, sempre a meno di quelle di taxi. Entrambe le manopole form e aerial refueling non sono implementate al momento. Possiamo staccarci dalla visuale bloccata
ci portiamo quindi in posizione e possiamo terminare qui il settimo appuntamento. Vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, di passare dai nostri social se siete interessati ad approfondire con noi. Prossimamente troverete il tutorial del pannello AVTR. Arrivederci e alla prossima.